si vedesse il gruppo di Rinascimento Partenopeo. Trovate la brochure con all'interno il programma, le pillole di programma, perché il programma è lunghissimo ed è stato sviluppato in questi mesi con un lavoro veramente incredibile. Con grande piacere il Rinascimento Partenopeo ha aderito subito a questa che all'inizio sembrava una provocazione, quello di fare una campagna di ascolto per portare le questioni più spinose ai candidati sindaci. Sì, perché praticamente dal servizio al tavolo, che poi noi nasciamo con quello, col servizio al tavolo, con l'ospitality, con l'accoglienza, perché ci piace stare a contatto con i nostri ospiti, con i nostri clienti, ci siamo dovuti digitalizzare. È sempre stato uno sport seguito a Napoli e ha avuto un grosso seguito, tifosi che andavano prima al calcio e poi venivano a vedere al Mare Argento il basket. E questa di portare il Napoli femminile in Serie A e fare una squadra che possa competere sempre di più con i grandi club del calcio italiano è soltanto per un folle, per un visionario. E quindi ci troveremo il prossimo anno a combattere con i grandi club del nord, con i grandi club che hanno il maschile alle spalle. Ecco qua. Il cuore pulsante di una startup è Woman Power. Sono Barbara, sono Brigida, dai, Federica sì. Non c'è una sorta di sfiducia, sì, c'è una strana rassegnazione, quasi come se questo fosse un destino ineluttabile. E sono stato a fianco a lui e agli uomini della sua scorta a camminare e vi posso assicurare che ho provato delle sensazioni uniche, e quindi questo è un uomo che merita rispetto e merita l'appoggio di tutti i napoletani, perché soltanto un uomo di coraggio, di visione e di sogno come lui può aiutarci a risollevare questa città. Ci sta quel clientelismo ancora peggiore di tanti imprenditori, di tante persone che invece non hanno il coraggio di dire voto qualcosa di meglio per la mia città, ma voto chi mi assicura di poter avere il mio piccolo tornaconto. Ragazzi, se noi siamo qui è perché non vogliamo questo, noi vogliamo il rinascimento, e quindi chi può determinare questo cambiamento, questo rinascimento? Siamo noi, siete voi che siete qui stasera.